Per me oggi, carissimo commendatore, carissimo amico mio, è un onore e un grande privilegio essere presente qua assieme a voi. Lei sa benissimo che quando ho ricevuto il suo invito mi trovavo fuori dalla Sicilia per una missione importantissima. Però subito le ho risposto e le ho detto: io ci sarò, perché questa era la mia volontà e ci sono riuscito. Quindi oggi sono qua a partecipare assieme a tutti voi a questa bellissima manifestazione che vede delle persone che si sono spesi per la collettività. Io in modo particolare conosco il nostro commendatore Santi Barbera personalmente e posso testimoniare che tante cose sono state fatte a Mazara grazie al suo intervento e non solo quelle che abbiamo visto poco fa dalle immagini proiettate. Questo mi inorgoglisce ancora di più, è il fatto che sono amico suo e lei amico mio, mi rende veramente felice. Io volevo omaggiarla di un qualcosa che noi come associazione, io come presidente, sono riuscito a realizzare grazie alla speranza, scusate della voce, ma non sto tanto bene. Non è solo un fatto di emozione, è proprio perché sto poco bene, quindi cercherò di esprimere al meglio. Cercherò di esprimere al meglio il pensiero. Io ho voluto portare questo dono perché per me è importante. Importante perché testimonia che quello che molti pensano che non si può fare, alla fine si può fare. Noi siamo riusciti come associazione dilettantistica sportiva Stella Polare ASD a realizzare quello che pochi avrebbero solamente immaginato. E io, a testimonianza di questo e nel stimolarla sempre di più a fare sempre altre cose per Mazara, ho voluto portare una foto di ciò che noi abbiamo realizzato e che pensiamo sia una delle opere più grandi che siamo riusciti a realizzare. Concludo, commendatore, volendo con immenso piacere leggere la dedica che abbiamo voluto scrivere appositamente su questa bellissima stampa, rappresenta la realizzazione del porto turistico del porticciolo di Mazara del Vallo. Al commendatore Santi Barbera del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta, per la sincera e autentica vicinanza mostrata nel tempo, con rispetto e stima, il presidente Giacomo Cangemi. Con il cuore e con l'amore voglio regalare questa pergamena a una persona che stimo molto, il presidente Stella Polare Giacomo Cangemi.